Va bene, secondo noi cominciamo. È già a posto là, posso andare? Sì. Ok, allora iniziamo la commissione affari generali bilancio. Faccio l'appello. Resca Paolo. Tartaglia Barbara. Presente. Macaferri Giuseppe. Presente. Morelli Paola è in arrivo. Sono presenti inoltre l'assessore Michele Giovannini e la responsabile dell'area finanziaria Cinzia Bovina. Allora, partiamo dal primo punto. Illustrazione, modifica DUP 2023-2025 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Direi che passo la parola. Sì, abbiamo inviato questo, vero? Sì, ho mandato questo, l'avete visto oggi? Prezzo. Al voto. Volete che vada a farvi delle copie? Sì, come volete. Forse è più. Più utile. Sì, Dai, vado. anche solo della pagina, anche solo di questa. Negli Sì, investimenti. anche basta quella.
E io non ho mica cielo. Purtroppo è morta, quindi dopo lo vediamo. Lo vediamo. Delegato, ecco, quindi lo inseriremo nella variazione di fine luglio, sì, la salvaguardia. Praticamente questo capannone ci dà 22.500 euro già adesso, nel senso che c'è già un contratto in essere di affitto che passa a noi e che ci dà questo introito. Poi abbiamo un canone che stiamo pagando per 5.000 euro all'anno per era l'impianto fotovoltaico sulla palestra di Mascherino che finisce, quindi in realtà abbiamo questa in parte corrente una maggiore entrata di 27.500 euro che compensa, diciamo, paga tutta la rata del mutuo delle strade e avanza anche qualcosa. Questo, diciamo, come variazione. Direi che in sintesi vi ho detto tutto, però. Posso intervenire? Sì, certo, Cinzia. Allora, come avete già appunto sentito. Sì, dopo non ho visto l'altra colonna, sì. Va bene, vai, vai. No, scusa, finisce. No, vai te, tanto. No, nel senso che la variazione riguarda esclusivamente e prevalentemente la parte investimenti. Poi avremo in sede, cioè con un successivo consiglio comunale, tutta la parte relativa alla parte corrente, quindi con la salvaguardia degli equilibri, con l'analisi del bilancio, quello che si fa tutti gli anni entro il 31 luglio, che è un adempimento obbligatorio. E sul discorso della comunità energetica, come vi ha spiegato Michele, praticamente viene inserita come entrata in altre forme di indebitamento perché è una sorta di leasing, nel senso che noi abbiamo nella parte entrata e spesa la realizzazione dell'opera, che è un intervento sulla parte capitale, cioè perché poi avremo l'impianto fotovoltaico, di conseguenza incrementeremo il nostro patrimonio. Il finanziamento di questo intervento avverrà attraverso dei canoni annuali che verranno pagati tutti gli anni come rimborso praticamente della spesa che è stata sostenuta dalla società che eseguirà l'intervento. Quindi noi avremo questi canoni che sono previsti dal 2024 di 17.007, che non è altro che l'intervento, cioè il canone annuo moltiplicato per 8 anni attraverso i quali noi restituiremo, tra virgolette, l'importo speso dalla società che ci farà l'intervento. E poi abbiamo delle spese di manutenzione degli impianti previsti dalla società per 1.417 euro. Il totale sono 18.424 euro che verranno finanziati con gli introiti della comunità energetica. Quindi noi dovremo inserire in entrata e in uscita l'intervento in modo tale che così dal punto di vista del patrimonio incrementa il nostro patrimonio. Poi il finanziamento avverrà attraverso dei canoni annui che inizieranno ad essere pagati dal 2024 per 8 anni e quindi paghiamo tra virgolette attraverso il canone l'intervento alla società che eseguirà poi tutto, senza avere dei costi a carico dell'ente perché sono finanziati con gli introiti della comunità energetica che verranno. Il tutto partirà dal 24, cioè 24. L'intervento verrà fatto nel corso del 23 e il tutto poi come restituzione, come tutto partirà. Sì, considerate, diciamo, gli impianti a servizio della comunità energetica che abbiamo previsto sono tre. Due vengono realizzati da Enel Energia e uno c'è è quel finanziamento tramite l'Unione e quindi come spese. E quindi saranno tre. Quindi adesso il percorso deve prevedere da una parte la realizzazione degli impianti e parallelamente con AES, che dovremo vedere, insomma adesso abbiamo avuto questo contributo, oppure faremo nascere la comunità energetica. Che poi vi avevo anche detto che avevamo fatto una commissione ma non l'abbiamo ancora fatta. Però insomma la comunità energetica più o meno, cioè, se vi ricordate, insomma, la comunità energetica più o meno funziona in questo modo. Ci sono tre impianti, ci saranno attraverso anche una selezione, ho visto ci sono dei comuni che fanno dei bandi con alcuni criteri, comunque
questi tre impianti saranno, diciamo, a servizio della comunità energetica. Della comunità energetica faranno parte, diciamo genericamente, imprese e cittadini, imprese e famiglie, un certo numero. Cosa succede? Che c'è un incentivo rispetto all'energia prodotta dagli impianti della comunità energetica e virtualmente autoconsumata dai soci della comunità energetica, no? Quindi l'autoconsumo reale è quello: io ho il tetto, ho l'impianto sul tetto, accendo la lampadina, lui sta funzionando e quindi l'energia la consumo diretta, questo è l'autoconsumo. Nel caso della comunità energetica è un autoconsumo figurativo, ovviamente hanno gli strumenti con i contatori, per cui per valorizzare al massimo l'energia occorre che l'energia che l'impianto produce nelle sue diverse ore di funzionamento deve essere autoconsumata in quel stesso momento in cui viene prodotta dalle famiglie o dalle imprese o dal bar, insomma dai componenti della società. Questo ha un incentivo in più rispetto al pagamento dell'energia elettrica, quello che esiste già, che viene messa in rete. E questo permette, come dire, una remunerazione un po' più grande, e quindi permette di fare piani economici con cui si paga l'impianto, rimane anche qualcosa. L'impianto produce energia, l'energia diciamo che viene autoconsumata da tutti i componenti della comunità. La comunità energetica incassa, che cosa incassa? Dal GSE. Incassa dal GSE i soldi dell'energia elettrica che vanno in rete, più l'incentivo che viene dato alla comunità energetica per tutta l'energia autoconsumata virtualmente dai componenti. Questa somma la incassa la comunità energetica, e quindi quella somma poi rappresenta il canone che la comunità energetica deve girare al comune. Poi il comune ha un altro vantaggio: facendo gli impianti sui nostri edifici, diciamo, l'autoconsumo di quegli edifici ovviamente dopo è un vantaggio economico per il comune, nel senso che... Certo, esatto. Quando lui va, tu l'energia che consumi non la paghi, ecco. Quindi c'è anche questo. Quindi conviene, adesso sto parlando al di fuori proprio, conviene, sì, che ci siano tanti soggetti che si aggregino alla comunità. Diciamo che uno dei mestieri di AES che ci dà una mano è quello di calcolare la tipologia di utenti che serve a garantire quell'autoconsumo, no? Per cui tu hai magari le famiglie che ti consumano più energia elettrica il weekend, però i giorni feriali hai bisogno magari di un'azienda, di qualche attività commerciale o qualcuno qua, i bar che hanno i free, insomma, che ti consumano comunque l'energia elettrica anche a mezzogiorno infrasettimana. Quindi un po' questo è un po' complicato. Poi fra l'altro anche dal punto di vista normativo siamo già quasi alla fine, ma manca ancora qualcosa, però intanto... Comunque ho sentito che ha... la Ferrari che la costituirà dove è la sede della comunità, cioè in primis per loro e poi ne faranno a servizio della comunità. Diciamo, qual è lo scopo delle comunità energetiche? È favorire la nascita di piccoli, medio piccoli impianti locali a servizio delle comunità, e questo è lo scopo della comunità energetica. C'è già prima lo scopo del 50% sugli impianti. Però sai, non tutti si possono permettere quel 50%, non tutti possono, chi abita nei condomini magari, non tutti hanno dei tetti disponibili. E poi ci può essere un piccolo vantaggio economico, cioè soprattutto... magari piccolo, soprattutto finché hai la rata da pagare, però se rimangono 1.000 euro o 2.000 euro alla comunità energetica, poi quelli sono dei soci. Ma fammi capire bene, allora, il comune fa tre impianti per produrre, supponiamo, 100. Facciamo 100, sì. Sparo un numero, 100. Di mezzo c'è comunque l'Enel, che gestisce tutto. Cioè, nel senso che tu la metti in rete, nella rete l'Enel, certo. E gli appartenenti di questa comunità sono comunque gente che è allacciata all'Enel, no? Sì. Non è una cosa, un'isola a sé stante. No.
Quindi l'Enel guarda, in base a quella che tu produci e che viene consumata nelle ore in cui tu stai producendo, lo segnala al GSE o chi di dovere e quello ti dà un incentivo in più, per ogni kilowattora. Sì, previsto proprio dalla norma. Ed è quello che rende, diciamo, un po' più vantaggioso fare, fare la comunità energetica. Ma noi paghiamo 136.000 euro per fare gli impianti. E questi 18.000 che sarebbero... La comunità energetica, che dopo è un ente giuridico a sé stante... E che incasserà lui che gli incentivi. Incassa l'incentivo. Se, diciamo, se tutte le cose vanno bene, la comunità energetica incassa nel 2024 20.000 euro, 18.000 li dà al comune, perché nello statuto ci sarà scritto che... E avete fatto i conti che questo incentivo sia sufficiente a realizzare questa... Sì. Allora, Enel X ci ha fatto delle... ci ha fatto Enel X delle proiezioni, delle ipotesi in cui, insomma... Perché quella invece che tu produci come comune ma non viene utilizzata dalla tua comunità, quella non riceve nessun incentivo. Quella che tu la vendi all'Enel, però la vendi a prezzo di produzione, diciamo, quindi bassissimo. Negli impianti che abbiamo... Come facciamo tutti, quella che non ti danno niente, ti danno poco, non dico niente, ma quindi poco. Tu devi bilanciare la comunità in modo tale che consumi quasi tutto quello che tu produci, comune compreso. Sì. Perché conviene quasi eccedere, cioè è meglio che piuttosto che consumare il 90%, è meglio avere qualche socio in più e consumare un po' di più. E questi 136 sono per due impianti, perché il terzo invece ci sono quei fondi dell'Unione Romagnoliera. Esatto. E non ho capito perché non lo trattate come un qualsiasi altro investimento che viene messo a bilancio e a patrimonio e poi si pagano le rate. Qual è la differenza? La differenza è che se tu hai un investimento di quelli come manutenzione straordinaria strade, qualsiasi investimento dell'ente locale, devi avere nel momento in cui aggiudichi, cioè inizi la fase di pubblicazione del bando, individuazione del soggetto, aggiudicazione, devi già avere la fonte di finanziamento certa. Nel senso che io nel momento in cui... Ma noi qui facciamo un mutuo, non hanno fonte di finanziamento certa. No. Cioè, questa è una formula che si chiama altre forme di indebitamento, che è prevista proprio nella contabilità ed è una sorta di leasing. Quindi io non ho materialmente un'entrata, io faccio figurare un giro contabile, entrata e uscita, per far sì che nel mio patrimonio vada l'intervento. Però la ditta che fa gli impianti bisogna che la paghi. E la pago attraverso il canone che una volta l'anno per 8 anni ergo la ditta che ha fatto gli impianti. Sono solo inseriti, perché sennò dopo dal punto di vista del patrimonio non registriamo l'incremento. Però noi paghiamo con la rata annuale per 7-8 anni. Che è la rata che ci sarà dal 2024. Sono andata a vedere qui la proposta che ci aveva fatto l'Enel X. I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica. Sì, certo. Quindi se tu sei non con l'Enel, va bene. Non cambia, non sei vincolato. Qualsiasi gestore va bene. Sì, infatti ho fatto il GSE proprio così. Vincolato. Ci sono delle spese per i cittadini? No. No, adesso no. Questo non ho ancora analizzato. In teoria no. Devono mettere qualche impianto loro? No, poi un cittadino può entrare anche, con degli impianti. Diciamo, l'idea è quella di far partire la prima comunità, dopodiché la comunità può crescere, ne possono nascere altre, nel senso che una volta che la comunità è nata, poi uno può anche dire, un'azienda, un cittadino può dire io entro e ho un impianto, oppure sto facendo un impianto, perché lo valorizzi di più, no? Se tu il tuo impianto dove magari autoconsumi metà energia e metà la metti in rete prendendo quel poco, se tu col tuo impianto entri nella comunità energetica, lo valorizzi di più quell'energia, a quel punto la comunità può crescere. Allora entra Giuseppe con un impianto che produce 10.000 kW all'anno, lui ne consuma 4.000, ok, cerchiamo altri soci che consumano dopo gli altri 6, insomma, e dopo la comunità può anche crescere. Ecco, il mio discorso era questo, cioè se uno non ha impianti, serve anche gente che non ha impianti che consuma. Ah beh, allora... Bisogna consumare l'energia prodotta.
Io trovato. Adesso cioè, l'ite dopo dovremmo no, fare una, senso, diciamo, una specie consumo, di bando, di appello. No, ecco, no, il problema era quello capire se serviva comunque un serve anche di consumo, però per valorizzare che, l'energia. Perfetto, non era questo. Il cliente che no, il cliente, il cittadino che si aderisce ha le stesse tariffe che gli fa adesso il gestore che ha. È staccato, tu hai il tuo gestore, puoi cambiare. Con le sue tariffe. No, ho capito che sì, puoi sì. Ma le tariffe che tu paghi sono quelle. Sono sempre quelle. Cioè, quale vantaggio ha il cittadino a essere dentro la comunità? Nessuna. Il cittadino che non ha impianto e che entra nella comunità, diciamo. Quello che rimane alla tolto fine, quello che va al comune, quello che rimane se lo posso dei soci, poi magari sono 100 euro all'anno, cioè non è che si parla di enormi cifre, però diciamo c'è un piccolo vantaggio economico che e chi ha nello scopo della comunità aiuta a pagare i costi dell'energia delle famiglie. Chi ha l'auto elettrica poi ha una sappia non è previsto. Adesso io, che anche quelli di AES, insomma, erano impegnati sui bandi regionali, perché gli ho detto, magari, glielo avevo detto, voglio fare una commissione, però trovo tempo di studiare un po' meglio io o venite voi, perché loro ci stanno lavorando, però stanno lavorando per parecchi comuni, perché non sono quei tanti quelli che si occupano di sta roba. Poi hai detto che i 260.000 che mancano erano... Volevo dirti questo, se vogliamo analizzare la parte sì, spesa, no, la parte spesa che è la colonna di destra, vabbè, i 136 sono sempre quelli della comunità energetica, i 400.000 sono la manutenzione delle strade. Nel piano investimenti precedente la ristrutturazione degli ambulatori per 150.000 euro era finanziata con ipotizzata con contributi da terzi, vengono via, nel senso che facciamo il mutuo per acquistare e 50.000 euro contributi per ristrutturarla, ma non ne servono 150. Poi la ristrutturazione dei locali della banca per la saletta civica l'abbiamo spostata al 2024 nel lato investimenti. Quindi se vedete nella colonna spesa voi trovate ristrutturazione ambulatorio veneziano 50.000, okay? E sono ipotizzati come contributo regionale. Ristrutturazione ambulatoria e saletta civica 150.000 lo togliamo perché era la previsione precedente. Sì, praticamente il piano delle opere pubbliche viene modificato, che viene tolto l'intervento della ristrutturazione degli ambulatori e saletta civica. Civica, che era un intervento che era previsto insieme, ecco, quindi non si fa più e verranno fatti separati. Abbiamo diviso in due anche proprio per, come dire, cercare di finanziarle, uno quest'anno senza altre, e abbiamo spostato al prossimo. Poi vedete l'intervento di forestazione urbana e la manutenzione del bosco, avevamo messo 10.000 euro, però fino ad oggi hanno fatto un paio di sfalci ed erano rimaste risorse dall'anno scorso, è piovuto quest'anno, quindi ancora non è. Per cui l'abbiamo ridotto perché dovrebbero bastare, e poi adesso si viene caldo e se si asciuga dopo dovranno essere ancora innaffiati. Vedete spese investimento Unione 20.508, perché quest'anno non vengono finanziate con l'avanzo dell'Unione, vero? Non vengono finanziate. In tutto sono 30, non ce l'ho qui. Perché c'è 32 invece nell'altro foglio? Allora, i primi 11.500 la restituzione erano stati inseriti già in serie di bilancio di previsione, che sono la restituzione delle quote capitali, delle quote interessi dei mutui che sono stati fatti dall'Unione per le piste ciclabili, quindi il Navile, dico bene, quei due interventi dove... Bando periferie, pista ciclabile lungo Reno e piste ciclabili che connettono... Navile, che cos'era? No, il collegamento dei comuni, dei comuni poi, dell'Unione. Poi, solitamente, che cosa succedeva? Le spese di investimento che si riferiscono alla direzione, al servizio informatico, alla protezione civile, ogni anno sono state quantificate, ma poi venivano, cioè non figuravano nel passaggio dei bilanci dei comuni perché venivano finanziati direttamente con l'avanzo dell'Unione. Quest'anno l'avanzo dell'Unione, col fatto che ci sono un po' di problemi per i servizi alla persona e quant'altro, hanno deciso di destinarlo ad altri interventi più legati ai servizi alla persona. Per cui
Noi abbiamo la quota praticamente di 32.007,98. Al netto di quella che avevamo già inserito nel bilancio di previsione, dobbiamo integrare 20.508. Di questi 20.508, 1.950,93 è la quota aggiuntiva dei progetti dell'Unione Avanzate, che è quello che diceva Michele relativo al bando per il fotovoltaico, quello che viene realizzato dall'Unione Renogaliera. Cioè i sottopassi e su Aniente il fotovoltaico con una quota a carico in misura uguale per tutti, che sono 1.950,93, perché gli altri, mi sembra, 230.000 euro vengono messi dall'Unione, che poi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Quindi l'incremento sì. È per questo motivo. E, ecco, poi abbiamo gli intermedi al Parco Fiumana e quelli sì, della Tribuna, che sono... E il percorso vita, quindi sì, siamo un po' contenuti. Sì. Il primo progetto erano 150, una cosa così. Vabbè, dipende che intervento fai, sai, lì parti dal prato, quindi gli stradellini, quindi fai sì, però, con qualche attrezzo. Esatto. Cioè, non è che scappi più la ditta. No, quello. Invece quegli altri, come diceva Michele, il discorso di ristrutturazione della sala civica. L'abbiamo spostato al 2024. L'abbiamo spostato al 2024 come intervento. E vi ho dato anche come diventa il quadro delle fonti di finanziamento, che è questo. Sì, ci sono in grassetto quelle che vengono modificate. Paola, quindi ce n'è una copia in più se ne vuoi. In grassetto vedete le voci che vengono modificate, che sono, partendo dall'alto, gli investimenti dell'Unione, 32.008, poi ci sono 107.000 dell'acquisto dei locali della banca, la ristrutturazione che viene tolta. Sì, sì. Sono stati tolti 3.000 euro perché con la Credem si è chiuso a 107.000 anziché 110, come era inizialmente previsto nel bilancio di previsione. Poi vabbè, intervento con la stazione urbana, perché si riduce lo stanziamento. 10, la ristrutturazione ambulatoria 50.000, la comunità energetica e poi strade, Parco Fiumana e la sostituzione della tribuna del campo sportivo. Questo è. Poi, come aveva spiegato Michele prima, appunto, l'analisi che era stata fatta per quanto riguarda soprattutto sul 24, sull'accensione dei mutui, sulla parte corrente, e praticamente insomma, per il 24 e per il 25 riusciamo attraverso appunto questa nuova entrata, riusciamo a finanziare il mutuo delle strade, che è quello più importante perché ha una rata di 26.648 euro. Ma con vari fondi PNRR, PINCO eccetera, che sono proprio per la qualità dell'abitare, non sei riuscito a trovare un finanziamento per fare questi lavori senza dover ricorrere al mutuo? Praticamente tutto quello che voi vedete nel piano delle opere pubbliche, che abbiamo ancora lasciato perché la speranza è l'ultima a morire, al momento non c'è nessun tipo di finanziamento. Noi abbiamo avuto dal PNR il teatro comunale, abbiamo avuto l'intervento, il terzo stralcio della pista sì, ciclabile, nel senso che li hanno passati tutti sotto il PNRR, quelli della ciclabile e il PINCA, che sì, il terzo e il secondo attraverso il PINCA sì. E poi sì, però per dire avevamo gli interventi relativi agli impianti sportivi, 315.000 euro. Avevamo gli interventi relativi all'efficientamento, alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, che sono altri 400.000 euro. Quindi non ci hanno ancora detto niente, però vasche di laminazione. Se arrivano, li prendiamo. Sì, considerate questo, noi abbiamo
se vi ricordate, un avanzo corrente che è di circa 90.000, Cinzia, aiuto, me l'ero segnata, 89.000 euro. No, no, è un avanzo in parte corrente, non è vincolato, però l'abbiamo tenuto lì perché, insomma, per sicurezza. Perché poi abbiamo vediamo, il discorso dell'ASP, che comunque aveva chiuso in passivo il bilancio 2023-22. 22 non sappiamo ancora quanto è l'entità, perché non hanno ancora approvato. Quindi, capito, abbiamo... Insomma, ci sono un po' di incertezze. Abbiamo pensato se di non usarli e li abbiamo lì. Poi dalla rinegoziazione dei mutui abbiamo ancora quest'anno 20-25 mila euro di avanzo sempre disponibile. Quest'altro anno ne abbiamo quasi 100, 99. Poi, giusto... Abbiamo cercato di avere un quadro completo. Noi abbiamo anche una scadenza che è quella della restituzione del prestito fondo rotativo per il progetto della scuola media. Quindi lì stiamo guardando per vedere se c'è comunque qualche finanziamento, perché nel momento in cui la scuola media viene finanziata è nel quadro economico e quindi quei soldi dopo entrerebbero. Però fin tanto che non viene finanziata, noi abbiamo la scadenza il prossimo anno di restituire quel fondo, il prestito del fondo rotativo, che erano quasi 90.000 euro. Però abbiamo i 99.000, diciamo, liberati dalla rinegoziazione dei mutui, quindi abbiamo ipotizzato che se non troviamo altre risorse si possono usare quelli. Altrimenti bisognerebbe fare un mutuo e restituirli con delle rate, per cui insomma è meglio. La Cassa ti dice che se tu non riesci a restituirli nei 3 anni dalla erogazione, o approvi il quadro economico dell'opera, e quindi come hanno detto che rientrano nel finanziamento, che devi fare però con loro naturalmente una parte, oppure restituisci restituisci con i tuoi fondi, oppure accendi un mutuo però a 5 anni, quindi con determinate caratteristiche. Quindi, però siamo coperti, ecco, avendo, nel senso che anche sul avendo prossimo, quella scorta lì, su questa restituzione abbiamo, insomma, siamo coperti. L'unica sarebbe restituirli in quel modo lì, visto che sono delle entrate una tantum e devono finanziare spese una tantum. Non realizzati impianti fotovoltaici? Sì, allora uno è sulla scuola media. Scusa, non è da buttare giù la scuola media. Abbiamo fatto questo ragionamento, siccome adesso in realtà quando avremo il finanziamento, di sicuro non sapendo niente oggi, non è che passa del tempo, no? Quindi non abbiamo fatto su quella elementare almeno, che quella è più certa. Però lì c'è la sovrintendenza che non vuole. Ah, non vuole? Non vuole, sui beni vincolati la sovrintendenza non vuole. Quindi noi abbiamo il municipio e la scuola media, cioè hanno proprio preso la linea, non vuole. Però il ragionamento che abbiamo fatto, lo faremo di sopra, però proprio lì. E il ragionamento che abbiamo fatto è questo, cioè l'impianto fotovoltaico, farlo sulla scuola media vuol dire anche che dal punto di vista dell'autoconsumo ti rende molto, nel senso che... No, vabbè, quello no, perché puoi avere la generazione dall'altra parte... E collegarlo lì. Quello abbiamo un impianto là a Popoli. A Popoli. È vero, quello è vero. Però, dall'altra parte dove? E la palestra nuova che fa anche da mensa lì di legno che c'è dietro l'elementare. Non è molto... Gli abbiamo chiesto di guardarci, però insomma un po' per come è fatto, un po' l'esposizione... Non è il luogo da... Non è, sulla palestra della scuola media c'è già... Quindi la riflessione è stata, lo facciamo, poi se un domani la scuola se un domani di fianco nasce la scuola nuova, quando la scuola nuova è nata l'impianto lo smonti e lo rimonti di là. Adesso anche a costo. Perché non è che lo devi smontare, perché facendo la scuola ha un costo, però intanto lo fai e ti rende, perché dopo lì insomma su qualche migliaio di euro di autoconsumo. E farlo su capannoni di cittadini, di imprese? Cioè chiedere un capannone, cioè, e abbiamo dire... Abbiamo un sacco di anche cittadini, imprese, che però hanno dei capannoni esposti, ad esempio i capannoni della fornace. Però credo che tu non possa più fare come quando facciamo l'impianto a Popoli, che virtualmente lo colleghi al municipio, ma credo che tu abbia bisogno di allacciarlo, cioè non puoi andare troppo lontano. Comunque siamo ancora in tempo, nel senso che anche Enelis ci ha detto, se poi... Cioè,
voi decidete che ho trovato una posizione migliore, non c'è problema, ci è già capitato, quindi questa cosa qui di trovare un capannone, ad esempio delle adesso non so se l'orientamento è quello giusto, la tribuna nuova sia abbastanza, perché questo DNL è 50 kW, tutti ad esempio i garage che ci sono lì nel palazzone dietro i campi sportivi, tutti posti quelli lì che sono esposti a sud, comunque vabbè, valutate queste cose, lì poi c'è il se non sbaglio la casa protetta e uno sulla palestra di Mascherino. Ah, uno sulla casa protetta e uno sulla palestra. Non volevamo farlo sulla palestra di Mascherino in realtà, perché uno c'è già, però poi quando recentemente ci hanno dato le cabine principali abbiamo scoperto che il nostro comune è diviso e quindi tu devi avere praticamente non è che devi fare diverse comunità energetiche, però devi avere un impianto, se vuoi fare i soci a Mascherino, devi avere un impianto anche sotto la cabina primaria di San Pietro in Casale che copre la parte di Mascherino. Se vuoi fare dei soci a Argine, devi avere un impianto di qua là, che è sotto la cabina primaria di San Giovanni. Quindi allora abbiamo pensato, facciamo due qui e una a Mascherino, così copriamo tutta la zona. Tutta la zona. Sì, è tutto un po' complicato, però. Comunque sì, la variazione, la modifica del DUP, del piano delle opere pubbliche, è proprio il primo passo per far sì di iniziare ad analizzare un po', cioè tutto l'iter. Cioè, dopo verrà analizzato tutto, perché io l'altro comune che ho trovato in tutta Italia che ha fatto la comunità energetica rinnovabile come la dobbiamo fare noi è il comune di Formia, altri non ne ho trovato, ho parlato con Formia proprio e perché ce ne sono poche. Diciamo che adesso allora AES, come la vogliamo fare noi, AES, ce ne sono con il finanziamento tuo che magari hai il comune, cioè, che hai i soldi e dici ok, pago io gli impianti e facciamo la comunità. Sì. Incassa lui oppure regala. Sì. Sì. E ho trovato il comune di Formia, infatti ho parlato col collega di Formia e insomma anche loro hanno fatto bene o male. Così. Poi adesso diciamo, perché il bando regionale io non mi ricordo, però hanno partecipato secondo me almeno 50 comuni della regione, 50-60. Io ho visto l'elenco, era abbastanza lungo. E credo che quasi tutti siano pronto, chiedono ad AES aiuto, perché non è che ci sono tante strutture che lavorano. Sono comprese nella foto di manutenzione anche la situazione? Direi di sì, però poi lo verifichiamo. Sì, sì, no, ma li assicurano. Secondo me gliel'avevamo chiesto. Non viene assicurare, sì. Quindi non rientra nell'assicurazione del comune di tutti i beni? Perché noi abbiamo. Noi abbiamo quella generale. Comunque magari sentiamo. Down. Ok. Sì, vedi che viene un tifone. Una grandinata pesante. Capita anche che qualcuno, qualche incendio. Si è incendiato il fotovoltaico. Cosa succede? Cosa fanno? Sì? Beh, non si possono tagliare i fili, no? Ah, devono interrompere? Fanno prima. Questa è la variazione. Passiamo al punto 2. Che è? Acquisto immobile ex Credem, Piazza Caduti, 2 agosto. Sì, l'immobile della banca, c'è una perizia che lo valuta. Io ho girato la perizia. Che lo valuta 118, fa vedere. 118.000 e... Sì, 118, vabbè, poi la trattativa si è chiusa a 107. Ma i cittadini di Mascherino, come
fanno? Hanno qualcosa? Rimane almeno uno sport al banco, Matla? Sì. Abbiamo chiesto, lo vedete nella, nella scritta inserita in delibera, cioè abbiamo chiesto di tenere almeno uno sport al banco. E hanno detto di sì. Quindi, sì, perché già a non avere uno sportello bancario è un disservizio. E anche nel banco, io abito lì, non è che giri, cioè quando io quando arrivo a casa, vado via, io quasi sempre vedo qualcuno allo sportello. Cioè, viene utilizzato. E quello lo lasciano. Non credo che avessero l'intenzione di lasciarlo, ci ha parlato Sino, però. Sì, da quello che Bianca ha detto, loro tirano via tutto e buonanotte. Invece l'abbiamo inserito che... Invece quello rimane. È stato inserito anche qua, ritenuto opportuno che poi nel materiale che vi ho dato nella premessa che il servizio sportello di banca della frazione permanga nonostante venga considerato un costo il numero degli sportelli banca sul territorio comunque, insomma, è un indirizzo, sì. Insomma, che ha, ne ha dato l'amministrazione. Ecco. E quindi... Sì, diciamo, l'immobile, oggi c'è una saletta civica, no? Il progetto cosa dice? Prevede che ampliamo e ristrutturiamo l'ambulatorio utilizzando gli spazi della saletta civica. Quello che invece oggi è il locale della banca diventerà una sala civica più grande. E lì da una parte rimane, gli diamo in comodato d'uso un pezzetto in cui loro tengono il banco. Con chiaramente una saletta interna per il banco. Cioè, nel senso, no, dal porto dell'utente sì, ma per chi deve andare a caricare il banco, ma beh, sì, dentro ci deve essere una saletta chiusa, perché sennò sicuramente te lo dico io come funziona. Se tu apri la cassaforte che c'è tutta la gente lì, non è proprio bello allora c'è un ambiente chiuso con la chiave che entra l'operatore, carica, chiude e poi esce. No, no, beh, il cittadino è chiaro che è da fuori, anche perché lì se non sbaglio c'è il portico, per c'è cui portico, cioè, sì. Non c'è neanche il problema che piove, che c'è che piove, sì, esatto, sì. Come magari può capitare qui alle Milbank o lì alla posta. No, insomma, lì è protetto. O anche alla Crede, perché c'è giusto un terrazzo, l'unico che non è Crede. Sì, questo c'è la planimetria dei locali che vengono acquisiti. No, lo fratello serve. Anche se quando fecero la rapina abbiamo avuto un brutto risveglio. Quando fecero saltare, mamma mia. Ha tremato tutto. E quindi ho mandato la perizia. Noi che imposta non l'avevamo chiuso all'inizio. Dopo ci siamo svegliati, ovviamente, poi sono stati in terrazzi, io li ho visti che scappavano. Non passa lontano. Però c'era la macchina sulla strada. Cioè io dopo lo scoppio, che rimani un attimo, ti svegli, ma rimani. Cioè, sì, anche perché non sai cosa è successo. Cos'è. Perché io subito ti pensi a terremoto, a Magri. Cioè, poi ho sentito le voci, dai, sbrigati, così è. È una voce, strano, però dai, no. E allora sono andato in terrazza, li ho visti, che poi erano già lì che scappavano, hanno fatto presto. Oddio, io magari ora che realizzi un attimo, e poi io sono dall'altra parte, ho anche pensato cosa posso tirargli. Credo che poi la macchina sia stata abbandonata perché era rubata. Poi c'era una macchina, non so, l'avevano secondo me anche perché dal rumore sembrava una macchina da corsa, capito? Avevano modificato qualcosa secondo me. E poi ho visto uno correre che faceva da palo, si vede dall'altra parte della piazza, tipo guardando dal mio balcone a destra, poi via che è andata sgommando. Ma chi era? Tipo le 3 di notte, piena notte era le corse. Poi siamo andati giù, c'erano anche dei, da dentro vedi anche dei soldi, delle banconote, quello. Cioè, io ho aspettato che arrivi. Io ero già in pensione, ma un macello, cioè, pensa al banco, ma guarda che è abbastanza lungo l'ufficio postale. Cassaforte da fuori è andato a finire nell'ufficio della mia famiglia. Cioè, la potenza. E Cilli ha visto tutto. Fa male, fa male. Cilli alle terrasse che ha detto, ma cosa fanno? Ma una rapina, proprio sai?
Così, con calma, ha detto, oh, complimentoni, vabbè, cosa potevo fare? Magari chiamare i carabinieri. Magari chiamavo qui. Così, oppure far due, non lo so. Vabbè, andiamo pure avanti. Allora passiamo al punto 3. Donazione al comune di un immobile posto in via provinciale nord, integrazioni. Dicevo, l'immobile da Daniela Farioli, c'è una relazione breve, descrittiva, che, sì, che avete ricevuto. Comunque c'è, cioè, la villa padronale, che sono 270 metri quadrati tre piani per tre piani fuori terra, e poi c'è la, il fabbricato con la Bente. Avevo scaricato delle foto a fianco. Se volete darci un occhio adesso, che fanno parte comunque, giusto per vedere. Il abbiamo mandato la relazione proprio. Dunque, noi in delibera è scritto che le, in godimento ad ente associazione, diciamo, gli immobili dovranno essere utilizzati, è scritto quello che lei, utilizzati direttamente dal comune o dato in godimento ad enti o associazioni che operano per scopi di pubblica utilità, uno pensa all'USL, all'ASP, insomma, e che possono migliorare la qualità di vita della popolazione del comune, gli immobili devono essere utilizzati quale residenza per anziani autosufficienti e non, e in secondo luogo per residenza per portatori di handicap o residenza assistita ai sensi di legge sul dopo di noi. E il nome, l'immobile dovrà essere chiamato Villa della Rovere Farioli. Che sono i due cognomi della mamma e del papà. Questo è. Quindi noi dobbiamo accettare la donazione. Sì, praticamente come indicato anche nella premessa, c'è stata questa cosa, poi è stata integrata a seguito di un sopralluogo che è stato fatto. L'integrazione è quella che vi ho mandato, che c'è la perizia del tecnico. No, dico dopo, senz'altro, per rimettere un po'. No, beh, lì certo. Passabile. Anche se molti lavori erano già stati fatti. Sì, 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 però sì, è messa. Sugli impianti? No, la casa di fianco è con la Bente. Ah, il capannone no, non viene ceduto. Quindi la documentazione trovate quello e poi un po' la premessa della delibera che poi dopo poi vi diremo insieme con altro materiale. Quindi sì, rispetto a quello che vi aveva detto Dario, c'è l'integrazione che è stata fatta dal tecnico appunto a supporto della, sì, una breve descrizione. Dati, un po' di descrizione. Hanno fatto l'accatastamento, il frazionamento, perché prima era tutto uno, quell'altro fabbricato, invece così è andato. Abbiamo qualche spesa noi per questa donazione o l'accatastamento, il frazionamento è fatto già? Allora il frazionamento loro l'hanno fatto perché noi avremo la spesa del notaio che può essere il nostro segretario, quindi non abbiamo spese. Potrebbe essere il nostro segretario, no? Sì, ma non abbiamo il notaio, no, il segretario comunale per il comune potrebbe fare da notaio. Non abbiamo come sempre. Non te lo fanno. Sì, ma il notaio viene a costare in base al valore dell'immobile, giusto? C'è una percentuale. Allora, noi abbiamo delle percentuali fisse perché siamo un ente locale. Ah, ok. Quindi abbiamo delle spese fisse di registrazione, tutto, per cui non ci costa. Non abbiamo, dovrebbe essere di IVA perché ce ne è dato okay. Donazione, insomma, c'è tutta una situazione dove noi abbiamo delle situazioni agevolate rispetto al privato. Donano del macero o solo? No. Almeno lo mettiamo a posto. Potevo fare le cose un po' più simili. No, scherzo. No, è tanta roba. Quello sarebbe da. Tanta roba. No, ma è vino. Sì. Cioè, per l'amore di Dio.
Anzi, è un peccato vederlo così. Passiamo al punto 4. Acquisto del legato da parte del Comune di Castello d'Argile di beni immobili in via Ungaretti numero 12 A, B, C, D a seguito volontà testamentaria. Ecco, questo è un altro colpo di fortuna che è arrivato da un notaio, Giorgi, un testamento che dice che l'ex costruttore, come si chiama? Zaniboni, lascia al Comune, la moglie per volontà del marito, lascia al Comune questo capannone, che sono poi tre capannoni uno attaccato all'altro, di via Ungaretti. Ah, quello che dicevi prima. Quello che dicevo prima. Perché allora dice acquisto, acquisizione. No, noi ci troviamo, allora diamo l'assenso all'acquisto del legato, perché col fatto si chiama... che è una disposizione testamentaria, dove noi abbiamo per volontà della Silvana Muriani, che era la vedova di Zaniboni Motello, il lascito del capannone, e di conseguenza abbiamo sentito anche il notaio, noi non siamo eredi del testamento, perché gli eredi sono delle altre persone a cui va tutto il patrimonio della vedova Zaniboni. A noi ha proprio lasciato un bene, un immobile, e in questo caso c'è l'articolo 649 del codice civile che parla appunto di assenso all'acquisto del legato, perché noi diventiamo assegnatari di un bene immobile a seguito di una volontà espressa da parte del soggetto che è defunto. Non dobbiamo pagare nulla, e rispetto agli eredi noi abbiamo soltanto le situazioni positive di questo immobile, cioè non abbiamo o eventuali anche oneri da sostenere e quant'altro. Invece l'erede proprio è colui che acquisisce il tutto, ma poi diritti e tra virgolette anche oneri. E lo dobbiamo, cioè è una disposizione che è praticamente valida dal momento dell'apertura del testamento, e il Comune attraverso il Consiglio Comunale dà l'assenso all'acquisto del legato, perché potrebbe anche rinunciare, però insomma le condizioni sono talmente favorevoli che abbiamo denegato, è proprio previsto legato si chiama. Se guardi, legato. Del staccato legato. Del legato o erede, sono le due fattispecie. L'erede è la situazione che ti ho detto questo prima, cioè dove hai tutto il patrimonio di un soggetto, invece questo è proprio specificatamente relativo ad un bene. Ma è successo. Questi sono la via subito dopo. Quando entri nell'area industriale Mascherino. Quando entri nell'area industriale Mascherino, non dove c'è il centro feste, l'altra via. Quella che va, no? Magri a destra, quando arrivi da a sinistra. Dove c'è Dan Forlini con gli autobus, Peperoncino. L'ex del buono in fondo. Lì dentro questo c'è, tra l'altro c'è un contratto, dicevo nel primo paio, c'è un contratto in essere, no. Già da quanti sono? Dal 2016, 22.500 euro all'anno, che adesso cioè, cominceremo a introitare noi. Sono poi, sono 24, 24 al netto, scusa. Il 22. Noi abbiamo già fatto i conti con l'IMU che perdiamo, insomma. Ecco. Scusate, ho sbagliato, sono 24. No, era per vedere, pulire, cioè quello per... E dentro c'è la Ecore, che è un'azienda che una volta era la Fornace, sì. Loro lavorano a plastiche rigide. Io me li ricordo là, che quando andai là avevano dei paraurti, delle macchine, cioè loro tritano le plastiche rigide e fanno un prodotto che poi va a recupero, insomma a riciclo. Ecco, c'è da tanti anni. Non abbiamo neanche la problematica di va avanti così. Tra l'altro hanno un contratto anche... Non in scadenza. Nel 2016 è stato rinnovato nel 2022, secondo me, per i primi 6 anni. Contratto rinnovato, l'affitto rinnovato l'anno scorso, quindi...
Sì, avremo le spese del notaio, anche qui, che dovremo andare. Con due affitti, se ne siamo già, due mesi d'affitto li abbiamo già ripagati. Abbiamo l'onere di verificare che l'immobile, dal punto di vista della sicurezza, sia a norma. Certo. Perché se non hanno fatto gli altri, dobbiamo farlo noi. Ah, questo sì, quando riprendiamo. Questo sì. Anche se essendoci una ditta dentro che lavora, in teoria dovrebbe essere la norma, se no non potrebbero. Loro sono lì dal 2016, dicevi, no? Allora, 2000... Però Paola, loro sono lì dal 2016, ma non è che sono lì da 100 anni, quindi se nel 2016 gli impianti erano norma... Si spera che sì. Vabbè. Però comunque, già, però io sono più... Sì, perché ammetti che, capito, dopo prima ero responsabile Zaniboni, ma visto che lui non c'è più, dopo siete responsabili, cioè... come comune, allora sai, sempre meglio. Poi c'è il subentro, come quell'altro caso, lì. No. Ah, lì lei ha scritto, sono proprio tre righe, Capannone di via Ungaretti 12, ABCD Mascarino, in memoria di Zaniboni Otello, che per 30 anni ha contribuito a far crescere il paese con le sue costruzioni. Quindi dopo dovremo mettere una targa, qualcosa. A memoria anche di Cinzia non è mai successa una cosa così. No, no, mai. In comune non c'è mai, non abbiamo mai avuto niente. Ah, pensavi in memoria di Cinzia? No, dico a memoria. Ho detto, ah, di aspettiamo qualche anno. Ecco. In unione. Secondo me l'unione. In unione. Ad Argile abbiamo avuto... l'unione. Un signore anziano che ha dato al comune il suo appartamento, me lo ricordo, però in conto di tutte le rette che poi avrebbe dovuto. Lui ha detto: io ho già una certa alla età. Alla comunità alloggio, perché non aveva nessuno. Lui ha detto: io sono già una certa età, sono da solo, non ho i soldi per pagarmi la retta della comunità alloggio. Vi do l'appartamento e voi mi prendete. Se muoio fra 2 anni ci guadagnate tanto voi, se muoio a 150 anni ci avete rimesso, ma però sì, no, ma l'abbiamo accettata. Perché... Ci avete rimesso? No, perché poi l'abbiamo poi allenato e poi dopo l'abbiamo investito in spese per la ristrutturazione degli immobili ERP, prima che ci fosse la concessione. Quindi io sono ecco, solo, non ho figli, non ho parenti. Quindi andiamo in consiglio comunale con l'assenso all'acquisto di legato e poi dopo io ho già scritto alla ditta che è dentro chiedendo una copia del contratto perché non si trova, nel senso che ai soggetti no, dopo la do poi al notaio perché serviva anche a lui il contratto è stato registrato, infatti io ho tutti gli estremi, no, è che non riusciamo, all'agenzia delle entrate arrivo fino qua, guarda, arrivo fino a questo dove mi dice il valore, la data e tutto il resto, però non ho la possibilità, cioè come comune, ma neanche il notaio mi ha detto di avere la copia dell'atto, cioè proprio, no, è morta. Lei ha lasciato questo testamento? Lei ha lasciato questo testamento, cioè praticamente ha lasciato questo, adesso io... Ovvio che non lo inserirò da nessuna parte, nel senso sì, che perché lì sono tutti privati. Lei ha fatto questo a pugno, vedi? E poi il notaio l'ha riscritto. Però dice, per il comune ci sono tre righe chiarissime. Però non so che cosa c'è scritto, capito, sopra. No, sono 24 perché c'è scritto qua sopra, ma non so il sottoscritto, cioè... Probabilmente allora non è 24, probabilmente non c'è. Però la privata c'è almeno.
Sì. Ma anche l'importo che devono versare, che sono 24.000 euro, però non è, riusciamo con le nostre banche dati, con i nostri accessi a vedere materialmente proprio il contratto. Ah, per averlo. Adesso prima sento da loro se mi danno, poi se proprio... Sì. Ah beh certo, quello sì. Adesso io glielo ho chiesto, speriamo che non diano. Anche perché subentriamo poi anche nei contratti d'affitto, per cui... Sì, sì, quindi adesso gli abbiamo comunicato anche tutto lì, ma tutto. Siamo molto venali, però vabbè. Quindi... Io non l'ho conosciuto. Otello? Io sì. Però ha fatto, dove abita anche il sindaco Alessandro, lì ha costruito lui. Una buona persona. Ha costruito le schiere di casa mia. Quella zona lì credo che l'abbia fatta lui. Una buona parte. Va bene, non c'è altro. C'è il punto 5, vari eventuali, non so se c'è qualcosa. Okay. Si vogliono chiedere il perché di due consigli nello stesso mese e non si riesce tutto a inquadrare in uno solo, visto che siamo anche in periodo di ferie. Allora, perché a fine mese c'è la salvaguardia degli equilibri, che non riuscivamo a fare adesso, e diversamente avremmo dovuto spostare a fine mese tutta questa roba qui, che invece... Sarebbe già in ritardo. Anticipare un po' la salvaguardia e ritardare un po' questa roba non si riesce. Salvaguardia. Cioè, non è così facile. No, sì. Beh, chiedevo. Purtroppo. All'inizio. Quello della salvaguardia. Magari è soltanto un punto della salvaguardia, insomma, adesso non so cosa, che altri argomenti ci siano. Non so quali altri. Se c'è l'aria condizionata si può fare domani. Se c'è l'aria condizionata io non vengo più. Va bene, allora alle 22.03 dichiariamo chiusa la seduta.